Terzo appuntamento con Tu per Tu di Casa Viola, le chiacchierate di Toscana TV con i grandi protagonisti della Fiorentina e del calcio nazionale ed europeo. L'ultima volta abbiamo avuto ospite Giancarlo Antonioni, che tra le tantissime cose ha parlato in particolare di un gol che gli è rimasto nel cuore. Vediamolo subito. Eccolo qua. Contro l'Udinese nell'80-81, un signore che lo imbecca di testa. Intanto ringraziamo Federico Salvi al coordinamento e Leonardo Aloè in regia. Chi era quel signore? La domanda è: chi è il signore che fa l'assist a Giancarlo Antonioni? Roberto Galbiati. Buongiorno. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Sì, sono io e sono onorato di quello, anche perché Antonio è quel gol lì, è la prima volta che fa gol di testa, poi ne farà uno più famoso ancora contro la Juve qualche anno dopo, però il primo gliel'ho fatto fare e sono molto onorato di questo. Roberto, tu sei testimone privilegiato di, possiamo dirlo, 40, voglio fare 45. Mi fai diventare vecchio. No, hai capito, però purtroppo sì. Numeri, gli agi di numeri, tu arrivi a Firenze nel 70. Sì. 77. 77. E perciò diciamoci la verità, fra Nino Nenannole, fra giocatore, accompagnatore, osservatore, allenatore in seconda, allenatore della primavera del secondo, sono 40 anni, sono tanti. Testimone privilegiato delle vicende più importanti della Fiorentina negli ultimi 40 anni, perché tu hai vissuto una fase, sì, fasi nevralgiche, sì, adesso le vedremo tutte, va bene, cominciando dal... Belle e brutte. Sì. Poi alla fine della puntata magari sarà bello vedere un Roberto Galbiati definito da tanti, e cito uno a caso, Stefano Cecchi, che lo definisce un cuore di porfido, però sarebbe bello provare a cogliere negli occhi di Roberto Galbiati una nota. Io non credo di essere un cuore di porfido, io credo di essere uno realista, nel senso che dico sempre quello che penso. Tante volte a dire quello che si pensa non si raccoglie quello che si dovrebbe, però l'importante è essere sempre poi col cuore a posto e con la testa a posto, nel senso di essere tranquilli per quello che si dice. Però sarà anche questo il nostro obiettivo, fare un po' una missione antropologica, no? Nel cercare di capire le cause, perché tante volte una persona può anche irrigidirsi per delle cause precise. E tu, posso dire la verità, no, poi lo vediamo dopo, ma qualche motivo lo potresti avere, ma facciamo qualche passo indietro, un po' di passi indietro. Certo, parecchi. 1957, 16 settembre del 57, sotto il segno della Vergine, nasce Roberto Galbiati in questa ridente cittadina che vediamo dietro. La riconosci, Roberto? Sì, questa è Cernuschio Sonavi, dove sono nato io, la chiesa parrocchiale, l'acquedotto, e qui vicino c'è l'oratorio dove ho dato i primi calci al pallone, dove poi dopo mi hanno dato tantissime soddisfazioni nella vita. E si giocava in un campettino di cemento, non c'era l'erba, ce n'erano due, uno di erba e uno di cemento, però quello di cemento era quello dove si facevano quelle famose partite che duravano da appena si usciva da scuola fino a che non diventava buio. Al Bruzzi, sì, come si direbbe in Toscana. E si giocava in 20 contro 20, 30 contro 30, l'importante era giocare, e da lì poi pian piano è arrivata la mia storia. In faccia, tra l'altro, dico subito a chi dice che Cernusco sul Naviglio sia una brutta città. Sì, come c'è chi, ecco, dice sempre che c'è la nebbia, invece vediamo ci sono le montagne innevate, si vede l'arco alpino, però... Luminarie, guarda che bella cittadina, 35.000 anime, sì, meno una, perché poi Roberto Galbiati, no? Ma lo vedremo subito, perché questa è una città che torna in particolare per i liberi. Foto successiva, Leonardo Aloè, perché hai detto tu, inizi in parrocchia, no? Ah, però io, questa, guarda bella questa, allora, questa... l'abbiamo messa con la freccetta rossa. Sì, perché lì ci sono anche ancora capelli lì, perciò... Vabbè, ma no, ora perché te li sei rifatti a zero. Mi fa ricordare tantissime cose belle, questa è la mia scuola elementare, proprio vicino all'oratorio, dove finito lì si andava da... passavi la strada, andavi all'oratorio a giocare. Ci sono tanti ex compagni, proprio a piacere vedere questa foto, tantissimi ricordi, e sinceramente ti ringrazio per avermela fatta vedere, perché mi fa ricordare tante belle cose della mia vita. Che scolaretto era Roberto Galbiati? Normalissimo, no, non era né insufficiente né eccesso, una via di mezzo, il giusto. La via di mezzo che poi fa bene a tutti, sì, no? Sì. Cioè, importante è quello che diceva sempre mia mamma, anche quando poi più avanti con l'età sono andato a giocare nel settore giovanile dell'Inter, mi diceva sempre mia mamma: puoi giocare, l'importante è portare a casa il titolo di studio.
e ti devo dire la verità che con anche sforzi abbastanza importanti l'ho fatto, perché quando giocavo all'Inter io andavo a scuole, alle scuole serali con i muratori. Sei diplomato quindi? Sì. Geometra, non so, dimmi che... Dove facciamo? Dove? Però per dirti, io quando giocavo all'Inter, che ero ragazzo e mi mancavano 2 anni, andavo a scuola privata, andavo dalle 7:30 di sera all'1 di notte a scuola. Figlio però di quella cultura meneghina, sì. Del prima il lavoro, il dovere... Papà e mamma, papà per lo sport, e mi portava dove dovevo portarmi. La mamma diceva, sono contenta che tu faccia, però titolo di studio. Che poi è arrivato. Beh, sì. Però nel frattempo, mentre arrivava il titolo di studio, il nostro piccolo Robertino, all'epoca piccolino, andava avanti, foto successiva. Con questa foto mi rovini. Ecco qua, qui casca l'asino. Io vedo una nefasta maglia bianconera, un Roberto che avrà avuto 10-11 anni. 10 anni, ecco. Sì. All'epoca... in Lombardia, adesso non mi ricordo, non so se qui in Toscana c'era uguale, però all'epoca in Lombardia facevano i tornei serali verso maggio-giugno, quando erano finiti i campionati, ma erano importanti, venivano addirittura anche giocare giocatori di Serie A, di Serie B, c'erano questi bar che facevano e spendevano... Con le rappresentative sì, facevano, E quell'epoca lì, per 2 o 3 anni c'è stato questo torneo che si faceva prima di questi tornei dei grandi, li facciamo noi piccoli. E mio papà, siccome mio papà era un tifoso della Juve... Diciamolo, il papà di Roberto Calbiati era un tifoso della Juve. Non si deve nascondere mai niente nella vita. E sinceramente mi portava a vedere la Juve, non mi portava a vedere altre squadre. Primo elemento quindi, Roberto Calbiati... E poi era iscritto alla Juventus del paese e da lì si fece questa squadra dove... Ci sono alcuni ragazzi anche che di Cassanodado, un paese vicino al mio, dove io ho conosciuti e si sono conosciuti i genitori, perché per un periodo, per 3 mesi, sono andato a giocare alla Trevigliese, a Treviglio, il paese di Giacinto Facchetti, importante. E poi da lì era troppo distante da casa, siamo detto non torniamo più perché bisognava fare sempre di macchina, come almeno mezz'ora andata e mezz'ora ritorno, era troppo lungo. Era anche difficile per i genitori portarci. Allora niente, abbiamo fatto questo torneo e quel torneo lì c'erano gli osservatori di Milan e Inter e tutte e due mi volevano. Allora chi mi chiamò prima mio papà, l'osservatore del Milan, disse vorremmo portare il bambino da noi, e disse va bene. E dice ce lo porti fra 15 giorni. Il giorno dopo chiamò quello dell'Inter. Se guardi, abbiamo visto il bambino, vorremmo portarlo all'Inter di qua di là. E mio papà era una parola era quella, diceva certo. Guardi, ve lo porto volentieri, però ci ha chiamato ieri qui del Milan e perciò dobbiamo portarlo fra 15 giorni. E allora quello dell'Inter disse facciamolo, me lo porta domani. Ah, scorrettissimo però, scorrettissimo. Sì, e mio papà, va bene. E sono andato domani. La faida tra le due milanesi. Quindi. E da lì sono andato all'Inter. Nasce con una piccola scorrettezza dell'Inter. Ah, cioè, anche tanto piccola, insomma. Però, era così. E da quel momento sono stato all'Inter. Eccola qua. L'hai chiamata tu, l'Inter. Eccola qua, guarda bella. Con questa vecchia maglia dell'Inter di una volta. Che bella fatta. Quelle vere. Queste ora sono tutte. Sì, bella con le strisce classiche. Quelle grosse, quelle vere. Cioè, ora invece come sono? Allora, no, ora sono maglie. Vabbè. Tutto degradato. Lì c'era l'Inter che aveva le strisce grandi e all'epoca il Milan c'aveva le strisce piccoline. Si differenziava molto a parte i colori. Poi si differenziava. Io qui giocavo negli allievi qua e da lì poi ho avuto tutta questa trafila allievi, dove con gli allievi dell'Inter siamo arrivati secondi del campionato italiano, perdendo in finale col Torino. Poi dopo primavera e da lì piano piano. C'è anche una bellissima dedica. Non mi ricordo a chi l'ho fatta. Affettuosamente Galbiati Roberto, prima il cognome e poi il nome. Una volta. Questa cosa. Però sarebbe bello interpellare qualche studioso Fai pure, senza problemi. La manderemo fino a querela di falso. Quindi qua sei, mi hai detto? Negli allievi. Allievi. Negli allievi dell'Inter, sì. Andiamo avanti. Una volta c'erano ancora i campi dove... C'era la mota. È la mota. La vecchia mota. Non nei sintetici. No, sì, vabbè. Questa è una foto particolare perché io la leggerei insieme a quella dopo, perché Cernusco... Io giocavo a Torino. Cernusco sul Laviglio è noto per essere il paese dei liberi. Sì. Perché a Cernusco sul Laviglio siete nati tu, Gaetano Scirea,
e Tricella. Tricella, sì. Qui dov'è che eri? Qui ero a Cernusco e ero in compagnia sia di Roberto Tricella che di Gaetano Scirea, perché ci avevano premiato tutti e tre assieme. Io giocavo a Torino, Gaetano giocava nella Juve e Roberto giocava nel Verona. Questa, se allarghiamo, però adesso non c'è, si vedeva che alla mia destra c'era Roberto Tricella e a sinistra vediamo quella c'era. Dopo, perché magari ecco. E qui io giocavo a Pescara con Gaetano Scirea. Con Gaetano. Qui siamo a Pescara, nello stadio di Pescara all'Adriatico. Quindi aspetta, in che anno siamo qua all'incirca? Dunque, qui siamo nel 74-75. No, 75-76, prima di venire qui a Firenze. Era l'anno in cui col Pescara, noi l'anno prima eravamo in B, siamo stati promossi dopo gli spareggi con Atalanta e Cagliari. Si venne su Vicenza, Atalanta e noi col Pescara. E l'anno dopo si giocò in Serie A e questa fu la partita di ritorno che si giocò a Pescara, dove anche lì ci fu un gol molto ma molto contestato di Bettega. Aia. Sì. Gol dove c'era un fuorigioco gigante che non ci fu dato. Sì. Strano. Però lì, insomma, con Gaetano già ci si conosceva. Perché... Ecco, però insomma, vi siete conosciuti da compaesani, però non è che hai avuto... No, perché Gaetano, no, diciamoci la verità, che come compaesani siamo più io e Roberto Tricella, perché abbiamo vissuto il paese, lui sta ancora al paese, io, vabbè, dopo che mi sono sposato qui a Firenze, l'ho lasciato, ma i miei genitori sono rimasti lì per tantissimi anni, finché sono poi morti. Mentre Gaetano nacque a Cernusco, però dopo tre mesi andò a Cinisello Bassano, che è un paese di fianco, perciò lui il paese l'ha vissuto meno che noi, insomma. Ma chi hai avuto in quegli anni a Pescara? Non vorrei dire una castroneria, non hai avuto Mazzone, no? Non c'entra. No, ho avuto Giancarlo Cadè, grande allenatore secondo me, grande personaggio, grande uomo. Uh-huh. Lui è stato allenatore del Torino, del Verona, dell'Atalanta, lui era di un paesino di Zanica, vicino Bergamo, che era a 10 km da Bergamo. E io ho avuto parecchi rapporti con lui anche dopo che siamo andati via, soprattutto anche con i figli, e ti dico la verità. Lui a Pescara fece un lavoro grandissimo, e sinceramente devo dire che mi ha dato un pochino in là alla mia carriera, però io devo dire la verità, devo dire grazie a parecchi allenatori per avermi dato in là. Ma uno? E uno essenziale, Luis Suarez, che è quello che mi ha fatto esordire all'Inter, è un grandissimo giocatore. Mi ricorderò sempre questo, mi portano in ritiro per la prima volta a San Pellegrino Terme, perché una volta l'Inter andava a San Pellegrino Terme. Sai, con tutti questi santoni c'era Boninsegna, c'era Mazzola, Giubertoni. Certo. E allora facciamo questa partita e gioca anche Luisito. E allora facciamo questa partita, c'è la palla a lui e io gli dico dammela. Ti viene spontaneo. Beh, certo, a Luisito Suarez allora, però. A Luisito Suarez. Mi dà questa palla, cioè, perfetta, io la stoppo, faccio gol, ritorno nel mio posto, mi viene vicino e mi fa: ti avevo già visto, era inutile che tu la chiamassi. Così, però era tanto per mettere le cose sì, in chiaro, cose in chiaro. No? Senso, mi scusi. La visione di sai, gioco. All'epoca era così. No, certo. All'epoca, cioè, a differenza di ora. Un po' di sano nonnismo. No, sai quante borse ho portato, quante pacche sulla certo. testa mi ha dato Boninsegna. Sai Boninsegna cosa mi faceva fare? No, che faceva? Mi faceva, quando arrivavo al campo prima, no? E mi faceva: Roberto, prendi il sacco dei palloni. Prendi il sacco dei palloni, mi portava sul campo e mi faceva: vai sul calcio d'angolo. Con tutti i palloni, metteva lì e mi faceva, lui si metteva lì mettere e mi faceva: voglio la palla fra il dischetto del rigore e la linea dell'area di rigore della grande. Se non me la metti lì ti rincorro e ti do i calci nel culo, scusate la parola. Questo era vabbè, un po' comunque però, culo nonnismo giù. Però per dirti che era nonnismo, però mi ha insegnato, sì, mi ha insegnato a calciare, a essere preciso, cioè tutte cose che poi alla lunga vengono fuori. Anche perché poi sotto pressione. Poi ti posso dire la verità, anche ora forse un pochino di nonnismo farebbe bene a tanti giovani. Che si montano un po' troppo la testa, un po' troppo velocemente. E questo lo registriamo e non sei, diciamo, no, anche il primo. Non è il problema. A ravvisarlo. Poi c'è la Fiorentina, foto successiva.
Quindi, ah, guarda che belle, queste sono le prime felpe con lo sponsor, con lo sponsor dell'Adidas, e che poi io giocavo con le Puma, che era il fratello. Perché c'era un motivo. Sì, c'era un motivo, perché le Adidas sono abbastanza strette come pianta, mentre le Puma un pochino più larghe, io ho la pianta del piede un pochino più larga e stavo bene con quelle. Però ti voglio ricordare di questa foto qui. Una volta noi, della prima squadra, ci allenavamo ai campini, al campo militare. Al campo militare, cioè... Che era dalla parte opposta della strada. Cioè, okay. Noi all'epoca ci spogliavamo allo stadio. Al comunale. Comunale. E poi a piedi tranquillamente andavamo. Cioè, una volta era così, ora sono tutti blindati. Noi passavamo la gente, ci salutava. Cioè, quando perdevi rischiavi certo. Anche di prendere qualche... Però, insomma, secondo me... Il calcio era quello, il calcio vero è vero, ci sono gli sponsor, tante cose differenti, che magari all'epoca non c'era. Però quel calcio lì forse farebbe bene ancora adesso. Andiamo avanti, guardiamo la foto successiva. Questo è forse il capitolo, uno dei capitoli. Quante volte ti avranno interpellato su questo quasi scudetto dell'82, quello che poteva essere, che poi non è stato, il terzo scudetto che poi la Fiorentina... Non ha mai più sfiorato, forse nel 98-99 con Battistuta, Ritotto e Trapattoni. Quella secondo me era una squadra costruita benissimo, perché acquistavano dei giocatori importanti, poi eravamo una squadra unita, lo sportore era molto unito. E ti dico anche la verità, io ho rischiato anche di andare via a ottobre, una volta c'era il mercato ottobre. Il mercato ottobre, sì, all'epoca sì. Sì, perché una quindi volta tu c'era. In quell'anno lì che la Fiorentina rischiò di vincere lo scudetto, dovevi partire a ottobre? No, qualcuno voleva che andassi via, perché voleva che andassero, che prendessero Frosio a Firenze e io andassi a Perugia. Io dissi, io a Perugia non ci vado. Mettiamolo su, cioè, in chiaro. Però insomma... Però aspetta, scusa una cosa, lo dico per i nostri ascoltatori, Perugia non è... Una città nuova per Roberto Gagliardi, ma dopo lo vediamo. Se state con noi, dopo vediamo, perché c'è un fatto molto curioso che nessuno sa su Perugia. Scusami, dovevi andare a Perugia. Sì, niente, poi ci rimasi lì e sinceramente credo di aver fatto il campione più bello della mia carriera quell'anno lì. Difesa eravate tu? Ero anche un pochino avvantaggiato perché avevo un russo che era una bestia. Russo da Bierkov, no. Però sinceramente anche lui aveva un vantaggio perché io insomma... Eravamo una bella coppia perché lui, sotto l'aspetto di grinta, di forza fisica, palle alte, erano tutte sue. Però coi piedi lo sapevamo tutti che Russo non era quello. Aveva dei limiti. Però aveva la possibilità di darla a me, che io coi piedi ero molto più bravo di lui, insomma. Era un buon giocatore, perché, Roberto, anche perché io, certo. Quando vedevi nelle maglie dell'Inter, io giocavo centrocampista prima. Poi ci fu... Ti hanno arretrato. Sì, ci fu il famoso... Italo Concia, che era un allenatore delle nazionali, giocava in nazionale juniores e aveva bisogno di un giocatore più esperto che giocasse dietro. Il regista della difesa. Mi mise dietro e poi pian piano da lì, quando andai a Pescara, si fece male il libero titolare e Giancarlo Cadei disse, oh, non c'è più nessuno, prova a giocare te. E da lì non mi sono più mosso. C'è una domanda che ti devo fare, però adesso c'è la pubblicità, te la faccio qua, così hai tempo di pensare. Va bene. Qual è il più grande rammarico, la prima immagine che ti viene in mente di quella stagione lì, perché tutti conosciamo le vicende dell'hotel di Cagliari, i tifosi del Cagliari che rendono impossibile il riposo, però forse la Fiorentina quel campionato lo perse un po' prima, no? Lo perse, aspetta, fermo, tu pensaci, va bene. Qual è il più grande rammarico di questa stagione per Roberto Calbiati? Tra pochissimo, ancora qua, con A Casa Viola, tu per tu. Sintomi influenzali? Raffreddore? E-C! Vivin C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli E-C! Naso chiuso? Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale per cura e benessere del naso. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura. Da Menarini. Abbiamo contattato CNA Formazione e Sicurezza per sapere se fossero disponibili e aperti corsi professionali rivolti ad imprese delle nostre dimensioni. Siamo soddisfatti delle maggiori competenze e dei titoli professionali che il team di Mr. Wizard ha potuto così acquisire.
Formarsi e aggiornarsi sono le due chiavi per entrare e restare nel mercato. E noi costruiamo percorsi formativi partendo proprio dall'analisi dei bisogni delle aziende. La cantina sociale Colli Fiorentini Val Virginio di Montespertoli è una delle più grandi e importanti produttrici di vino Chianti al mondo. Grazie alle uve pregiate dei suoi 850 soci, ottiene vini di ottima qualità, di OCG, IGT e c'è una novità, Fermento, il nuovo vino spumante di grande successo. Nei nostri punti vendita ci sono la qualità, la convenienza, la cortesia che solo la vendita diretta può offrire. La cantina sociale Colli Fiorentini Val Virginio di Montespertoli è dotata di un impianto fotovoltaico all'avanguardia. Produciamo il buono con l'energia giusta. Casa Viola speciale a tu per tu oggi con il nostro Roberto Galbiati, che non solo è testimone privilegiato di una storia viola da calciatore, da allenatore, allenatore in seconda, dirigente, hai fatto un il po' tutto. Di tutto, però sei anche il volto, uno dei volti pluripremiatissimi di Toscana TV e di A Tutto Gol, vabbè. Lo ricordiamo, il nostro Roberto è qua tutte le domeniche con Erika Calvani. Eravamo rimasti su questa foto. Ti avevo chiesto una cosa. Sì. Ce ne sono due di Rammai. Uno, secondo me, è quello che forse ci ha portato poi a perdere lo scudetto per un punto. Credo che noi si è perso due partite di seguito, quella di Cesena e quella a Roma con la Roma. Però io credo che noi il campionato non l'abbiamo perso. L'abbiamo perso quando non si riuscì a vincere nel recupero con l'Ascoli. Perché adesso non mi ricordo se era la terza o la quarta partita di campionato. Ci giocò in casa con l'Ascoli e venne un acquazzone incredibile dove il campo era proprio impraticabile, anche se poi dopo una mezz'ora, 40 minuti dopo, noi si fece allenamento perché il campo di Firenze era uno dei più belli d'Italia, penso che sia ancora uno dei più belli d'Italia, aveva un drenaggio incredibile. E anche nel recupero che si fece, mi pare, dopo due settimane, non si riuscì a fare gol, sbagliò una marea di gol incredibile. Quindi recuperaste la partita. Recuperato, però finì 0-0 e forse quella fu la partita in cui si perse il campionato alla lunga. Però l'altro rammarico è quello che io ho perso una partita sola quel campionato per squalifica, per somma d'ammonizioni, e in casa con la Juve. E sinceramente mi rimase un po' qui non giocare. Poi quella partita 0-0. Quell'anno fu l'anno un po' del 0-0, un po'. Ma da noi quell'anno lì noi eravamo una bella squadra perché prendevamo pochi gol e facevamo quelli essenziali. Cioè noi in quella lì mi pare abbiamo preso solo 15 gol. 1-0, come dice, sì, Capello, noi, la filosofia, sì, dell'1-0. Sì, si vinse anche 4-2 no, con certo, l'Inter, certo, così. Certo. Però noi facciamo gol ed era difficile farcela. E questo è il trucco di chi vince. Beh sì, quello che poi sai, quando hai, all'epoca c'erano ancora due punti, era un pochino più differente anche la mentalità, perché giocando con tre punti devi, tante volte il pareggio non ti basta giocare a tre punti, mentre prima poteva bastare. Foto successiva, un uomo molto importante per la tua carriera, sì. Picchio De Sisti, l'allenatore di quella Fiorentina. Qua però tu sei già a Torino, sei tornato al Franchi con la maglia del Torino. Sì, cosa ha significato per te questo signore? Molto, perché quando lui arrivò, io prima che arrivasse lui ho avuto qualche problema con Carosi, le ultime 3-4 partite non giocavo, ero in panchina. Sinceramente non capivo il perché. E poi arrivò lui e mi disse subito: guarda Roberto, non ti preoccupare, ritorni a fare il titolare, gioca come sai, tranquillo. E da lì cominci a giocare tranquillamente e pian piano tornai quello che sapevo fare e poi l'anno dopo feci quello che feci. Insomma, devo dire che lui ha avuto un grande merito nella mia ricrescita come giocatore. Tra l'altro, una storia, che chi è che vi sta intervistando? Bisteccone. Gian Piero Galeazzi, l'ho notato solo adesso. Qui sì, questa è la partita che tornai l'anno dopo, quando io andai via da Firenze, che io giocavo a Torino, dove si rischiò di vincere qui con Torino. Ebbe un ottimo
ricordo sempre prima della partita i tifosi della Curva Fesi mi fecero un'accoglienza incredibile. I fiori, sì, incredibile. Sì. Non me la sarei mai aspettato, però mi ha fatto molto. Hai un ricordo di quella sera a Cagliari di Picchio De Sisti nello spogliatoio dopo lo scudetto perduto? Particolare, no? Niente di particolare, eravamo tutti un po' abbacchiati, parecchio abbacchiati. Parecchio abbacchiati. Andiamo avanti allora, perché poi non solo Roberto Calviati è stato. A parte qua c'è una vicenda in nazionale. In nazionale com'è andata? Andate, fatte tutte, juniores, come ho detto prima con Acconcia. Sì. Però io credo che quello che mi ha dato più di tutti in nazionale è stato Azeglio Vicini. Mi voleva veramente, non bene, però mi considerava un ottimo giocatore. Mi ha fatto fare tutte le nazionali, dalla juniores, under 21. Olimpica. Poi però lui è diventato selezionatore nell'86, sì. No, nell'86 c'è ancora Berzotto. No, dopo, dopo nel 90, nell'88. Lui faceva il secondo di Berzotto. Sì, sì, sì. E io arrivai fino all'Olimpica, si rischiò anche di andare alle Olimpiadi, ma poi dopo, sai, quando c'è gente più brava di te e devi solamente... Da chi eri bloccato? Dimmi. Bloccato da Gaetano e poi dopo, appena finito Gaetano, arrivò... Franco Baresi, perciò insomma io penso di aver fatto il massimo in nazionale, perché più di quello non potevo fare, perché loro erano più forti di me. Quindi dici Ubi Maior, Minor, Cessat, con molta lealtà, dice no, Roberto Calviati. Io credo che bisogna essere onesti. Però Roberto, foto successiva, a marcare questo signore qua ne abbiamo visti dura. Pochi a marcarli come lo marcavi tu. Ma insomma, io questa era quella famosa partita che si fece prima in quell'anno 81-82 in precampionato, dove c'era l'Argentina che aveva vinto il mondiale l'anno prima. Vabbè, Tafia, fammela presentare questa foto. Ovviamente questa foto per i nostri ascoltatori. Da una parte c'è un signore che ha fatto un'epoca nel calcio, che si ricorda ancora oggi. Dall'altra parte c'è Diego Armando Maradona. Ecco, quindi è quella partita famosa dove si perse 4-2, dove fece il gol anche Passarella su punizione. E pensa, questa maglia Maradona lo marcava a Casagrande il primo tempo e ebbero un piccolo screzio e piccolo tosse Casagrande fra primo e secondo tempo perché certo. Aveva paura fuori. Poi a fine partita allora io mi feci dare questa maglia di Diego. Ah, non è lui che la chiede a te? No, sono andato io a chiedergli. Ero convinto che fosse il contrario. Sono andato a chiedergliela e poi io sinceramente, siccome sapevo che Francesco sarebbe piaciuto avere questa maglia perché lo ha marcato Francesco Casagrande. Okay. Io andai da Francesco e gli ho detto: guarda Francesco, ho fatto il canno, ma siccome l'hai marcato tu, io non l'ho mai marcato, prendila te e dammi. Quindi questa maglia adesso ce l'ha. No, la Casagrande. Però io negli occhi, noi tutti negli occhi, abbiamo una delle tue modalità di marcatura di Diego Armando Maradona. Vediamolo, perché è molto, molto efficace, devo dire, forse rivedibile nell'eleganza, però bisogna dire efficace, Roberto, efficace. Guarda, Posso dirti la verità? Tante volte Diego bisognava solo fermarlo così perché era impossibile. Esatto. In quella situazione andai là a Diego e gli dissi: Diego, scusami, ma non sapevo come fare. E lui mi disse: mi ricordo sempre le parole. No problem. Non ti preoccupi. Però c'avevi qualche trucchetto particolare per fare innervosire gli attaccanti? Di solito tutti. Ma si teneva la maglia, si pestava il piede, si dava il pugnettino. Diciamo una cosa, scusa. Guarda, Fede, favorisci la palla, guarda, perché io sono a questo punto sono molto curioso di vedere. Allora, Roberto Calviati, ora non ti dico Maradona, però sì. Un normalissimo. Ora, tu hai marcato Scuravi. No, Scuravi no. Chi era il più rognoso di tutti? Io sinceramente non marcavo nessuno in verità, perché io facevo il libro, c'era un difensore. Io marcavo quando i difensori erano saltati e erano fuori posizione, perciò potevo marcare tutti quanti, da Bettega, potevo marcare Zico, potevo andare incontro a Maradona, potevo andare incontro a Boninsegna, a tutti questi. Perciò... E c'hai qualche trucchetto, tipo io butto giù la palla sì. Adesso, no? Io devo difendere la palla, va bene, io devo cercare di girare. Sì. Cosa fa Roberto cosa Calviati? Faccio? Cosa faccio? Qualche scorrettezza? Cosa no, fai? Tengo questo, poi eventualmente do qualche... Sembra un passo di tango. No, qualche... Cosa qualche... fai? Alle caviglie. Guarda, l'hai visto? O la puntata Fede? Anche al tendine d'Achille. Che addirittura? Così, così e porti via la palla. Se sai una più del diavolo. A parte che ascoltami. Fede. Ora non si potrebbe più fare perché... Grazie Fede. Ora non si potrebbe più fare perché con tutte bar, le tre... All'epoca, diciamoci la verità, ora sono un pochino svantaggiati i difensori. All'epoca eravamo più... All'epoca era Centori, potevate far tutto.
Era difficile che ci vedesse. Foto successiva. La foto successiva invece vede il nostro Roberto Galbiati. Ah, allora qui apriamo un altro grande personaggio. Apriamo un altro capitolo, perché finora abbiamo visto Roberto Galbiati uomo, è calciatore. Però Roberto, tu sei stato uno dei protagonisti, nel bene o nel male, sì. Adesso lo vediamo. Ti hanno fatto fare di tutto in Fiorentina, di tutto. Sì. Allora, in quell'anno lì, questa è l'estate del 2002, l'anno del fallimento della, sì, Fiorentina. Il 2 agosto la Fiorentina Fiorentina fallisce. Sì. Il mese di ritiro viene fatto fare a Fascetti. Questa è una foto con Mario Ciuffi durante la presentazione. E tu, da allenatore delle giovanili, vieni promosso in prima squadra, sì, a fare il secondo di Fascetti. Sì. Cosa ti ricordi di quella estate particolarissima per la Fiorentina? Estate molto strana, che noi si partì, si fece una settimana qui a Firenze. Ci si allenava a Coverciano e allo stadio. E poi si partì stando a Roncegno, sopra Trento, e si stava bene. Non sapendo. No, tutti speravamo che ci si potesse iscrivere, però c'era stato quel famoso, quella annata lì c'era quella famosa storia che i della Valle, cioè i della Valle, Cecchi Gori aveva avuto dei problemi di qua e di là, insomma. Per farla breve, la cordata di tempo. Esatto, si arriva a un certo punto che dopo il 3 agosto o sei iscritto o non sei iscritto. Noi siamo tutti lì e ci dicevano che era arrivato questo famoso fax di questo bonifico, che questa era stata fideiussione che doveva essere arrivata dalla Colombia, di qua di là, e a un certo punto però tutti lì ad aspettare, siamo stati su fino a 1 di notte, a un certo punto ci arriva una telefonata e dice: ragazzi, non ci siamo iscritti, purtroppo. E niente, si va a letto, il giorno dopo si chiamano tutti i ragazzi e si dicono: ragazzi, purtroppo la situazione è tutta così e non ci siamo iscritti al campionato. Ora, diciamo, anche perché quelli dell'albergo ci chiamano e fanno: signori, da oggi chi paga? Pagate voi o ve ne andate, ora siamo andati tutti via. Poi era una squadra anche fortissima, perché la Fiorentina era appena retrocessa in quell'annata. Aveva dei giocatori importanti. Ultima in classifica o penultima col Venezia. Sì. Peja Mijatovic, Enrico Chiesa che si era fatto male. Cioè voi quel ritiro lo fate con Enrico Chiesa, con Peja Mijatovic. Con Tagliatela, Dani. Adesso non mi ricordo, forse c'era anche Torricelli, mi pare. C'era anche Moreno, sì. Poi c'era Palombo, che poi dopo andò alla Sampdoria. Che poi da lì tutti... E cosa ricordi di quel mesetto di partite amichevoli? Una, se ne fece una. Una. A Belluno con il Verona. Okay. E dove, sai, Mijatovic già aveva qualche rapporto con i tifosi non molto, abbastanza burrascoso. Diciamola tutta, prendeva uno stipendio da big, era però rimasto in Serie B e molti tifosi ce l'avevano con lui, reo secondo me, perché di aver messo in mora la società. Esatto, okay. Questo va bene. Okay. Insomma, si va a fare questa partita qui e finisce il primo tempo e a un certo punto Mijatovic sta per scendere da... e fa un gestaccio ai tifosi. E lì finisce il finimondo, lì un finimondo. Come fa l'ombrello, gli fa? L'ombrello, insomma, okay. Rinchiusi nello spogliatoio con le panchine degli spogliatoi per tenere le porte. Addirittura, le panchine di ferro. Un disastro, siamo tenendo fino a... un disastro. Un piccolo aneddoto su Fascetti. Fascetti, grandissimo allenatore, grandissimo personaggio. Allora... gli dico: mister, mi dà la formazione così la mettiamo. Prendeva un pezzettino, non voglio fare pubblicità, della Gazzetta dello Sport, che lui prendeva sempre la Gazzetta dello Sport, tagliava, sai il pezzettino della paglia dove non c'era mai scritto niente? No, vabbè, così. Sì, così. E scriveva la formazione. Allora mi va: questa è la formazione Roberto. E io dico: ma mister, ma non si legge nulla, come si fa? Ora vedo che c'ha una montatura importante, ma complimenti alle vetrine di Fascetti. Io era una cosa incredibile, però è un personaggio. Foto successiva, perché Roberto, tu vivi quell'estate, questo è l'ambito in cui matura quell'estate. La Piazza sede, Savonarola. La fideiussione che non arrivano. Poi però, foto successiva, succede qualcosa, la Fiorentina riparte. E questa è una foto che è entrata nella storia della Fiorentina, non più Fiorentina, ma all'epoca Florenza Viola. Perché voi vi ritrovate il 2 di agosto, tornate da Trento dove eravate. Siamo 5-6 giorni a casa, 7 giorni, non mi ricordo, perché poi la Fiorentina mi pare ricominciò il 13 d'agosto, mi pare, se non mi sbaglio. L'attività sportiva, sì. Sì.
Mi chiama Giovanni, dice, guarda, Roberto, sì, e mi fa, guarda, cominciamo con me, e ci troviamo in sede Salica, ingegnere Salica. Gino Salica, uomo dei Della Valle. Righetti. Il segretario dei Della Valle. La segretaria, la Pierani. Ok. Io, Giovanni, e chi c'era? C'era un altro, è un magazziniere. Ecco, questa in una stanza dove prima c'era tutto il magazzino. Tutto. Sotto la, dove c'era adesso la sede della Fiorentina? Prima era un magazzino e da lì in una stanza con un telefono e due scrivanie. Eravamo in sei lì. E un nome, Florenza Viola. E da lì abbiamo incominciato. La spot non c'era più niente perché il pavimento avevamo portato via tutto, non c'erano neanche più le panchine, nulla, niente. Ma io mi ricordo che a quell'epoca si arrangiava. Io ho subito qui a Universo Sport col furgone a prendere le maglie per allenamento, a prendere i pantaloncini. Cioè, tu, Roberto, sei andato con il furgoncino della Fiorentina, voglio sperare. Sì. No, era uno bianco senza scritto nulla, non so di chi era. A comprare le maglie. Sì. Che erano poi le maglie che vennero utilizzate in quel 21 agosto, prima partita, prima uscita di Coppa Italia col Pisa, quando i cugini pisani, in modo si fecero la croce. Amichevole, vennero a fare la croce, i lumini a morto. E da lì piano piano è cominciata la storia da Florentina Viola, che poi dopo i Della Valle hanno comprato il titolo, mi ricordo l'anno dopo. L'immagine del 3 comprarono il titolo. La Fiorentina, però abbiamo passato tutti... Però ecco, tu entri che sei... Io sono un misto, non si sa, faccio di un tutto. Un ibrido, faccio di tutto. Vai a comprare poi le maglie, Poi arriva Vierkovud e per aiutare Vierkovud c'era Sassano come secondo, io facevo il direttore, non il direttore tecnico, aiutavo in campo. Però aiutavo in campo, a un certo punto mi fa guarda, oh, devi andare in Inghilterra perché c'è un giocatore da vedere. E andavo a vedere. Ti mando. Poi insomma, facevo di tutto. Fai qualsiasi cosa in quella. Però poi c'è Vierkovud, viene esonerato Vierkovud, arriva Cavasin, c'è la cavalcata in Serie C2. Cavasin non mi voleva perché, pensava perché pensava che io facessi la spia per Galli, invece io non facevo la spia per nessuno. Eh sì, perché il direttore sportivo era Giovanni Galli. Mi usciva sempre, io andavo a fare allenamento e non mi faceva fare nulla. Giovanni a un certo punto fa: vabbè, vieni in ufficio. Cioè, infatti, ti hanno messo in ufficio a firmare i mandati di pagamento. Andavamo i giocatori. Lavoro d'ufficio. Osservatore, finché a un certo punto poi arriva Mondoni. Un aggettivo per Cavasin prima? Problematico, addirittura. Molto problematico. Addirittura. Sì, molto problematico. Poi non ha più allenato a grandissimi livelli. No, perché è stata l'ultima squadra in cui Cavasin ha allenato. È andato a Lecce Un certo valore. Diciamo. No, lo ricordo. Senza togliere niente alle altre. Molto discusso, tu lo chiami problematico, però ecco, magari... Che a gennaio di quello lì... Cambiarono quasi tutto completamente la squadra, comprarono 10 giocatori, 11 giocatori, però anche con questi 11 giocatori i risultati erano sempre gli stessi. E poi da lì chiamarono il mister. Mister Mondoni. E siamo, foto successiva, alla gestione Mondonico, perché viene mandato, siamo in Serie B qua, 2003-2004, sì. Viene mandato via Cavasin quell'anno lì. Era l'anno delle sei promozioni, cioè fecero la Lega, fece di tutto per fare in modo di far ritornare la Fiorentina su, facendole saltare la C1 che doveva fare, arriva in Serie B. Si stava andando a giocare in Coppa Italia Luca, ecco. E al telefono ci disse... Siete in B. No, non importa, cioè, non importa che giocate, che la fate un'altra volta la Coppa Italia. C'era quel giocatore marocchino, come si chiamava? Adid, ricordi, reminiscenze. Andate in Serie B. Cavasin, primi mesi non va, viene esonerato, arriva Mondonico e qui tu vieni chiamato a fare il secondo allenatore. Sì, domani mi chiama, mi fa, era un lunedì mattina, mi fa guarda, oggi pomeriggio vieni all'albergo che c'è a Firenze Sud, c'era il vecchio Cresto Hotel una volta, alle 5 che dobbiamo parlare. E io dico, vabbè, vado lì, e ho detto c'è Giovanni e c'è Mondonico, mister, ma che fa qui? E fa, sono il nuovo allenatore della Fiorentina, ma complimenti gli dissi. E gli dice, io gioco che fa? Fai il secondo, ma va bene. Benissimo. Fermo lì, perché adesso qualche aneddoto su Emiliano Mondonico. Mondonico è troppo. E soprattutto quel gennaio particolarissimo in cui la Fiorentina deve assolutamente essere promossa in Serie A e quindi si gioca tutte le fiche sul mercato di gennaio e ti mandano a Perugia a fare qualcosa. Ah, sì. Fermo lì.
pochissimi secondi di pubblicità, poi siamo di nuovo qua con Roberto Barbiati. Sarebbe la casa dei sogni, ma se la ristrutturazione andasse a rilento, come faccio col mutuo? Banco Fiorentino propone mutui a stato avanzamento lavori, erogati in più tranche, man mano che la ristrutturazione procede. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Ah sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Casa Viola, tu per tu, stiamo ripercorrendo la storia della Fiorentina negli ultimi 40 anni insieme a Roberto Galbiati e siamo fermati su questa foto, anno 2004, Serie B, il tuo rapporto con Mondonico che arriva sulla panchina della Fiorentina per agguantare quella promozione disperata che la Fiorentina doveva agguantare per tornare in Serie A dopo il fallimento, e tu vieni richiamato a fare il secondo di Emiliano, lo vieni a sapere all'hotel, sì. Ce l'hai già detto prima. A gennaio la Fiorentina fa un mercato incredibile, pazzesco. Sì. Viene messo dentro, viene comprato, ora mi ricordo, Viali in difesa, Piangerelli, Zisis Vrizas. Ti dice qualcosa Zisis Vrizas? Questa di Vrizas è bellina perché era l'ultimo giorno di mercato e mancava poco. Poche ore. Io mi ricordo che ero in sede in ufficio e stavamo controllando per le partite ad andare a vedere i giocatori che ci potevano servire di qua di là. A un certo punto mi chiama Fabrizio Lucchesi, che era direttore generale in quel momento, e mi fa: Roberto, vieni su. Allora vado su in ufficio da lui, mi fa: guarda, prendi la macchina della società e vai a Perugia. Mi diedero il contratto e vado a firmare il contratto di Vrizas dal presidente di Perugia. Ti aspetta, allora, borda con questa macchina, vado allo stadio di Perugia, non c'era il vecchio Gaucci ma il figlio, mi fa: Roberto, venga, fa Galbiati, venga, che così le firmo subito il codice, così almeno facciamo questa cosa, così lei torna subito e per le tre siamo tutti qua. Certo. No, ma quindi Zisis Vrizas, diciamo, no, non è merito mio. No, vabbè, però materialmente, operativamente ci va Galbiati a prendere Zisis Vrizas. Pensa se sbagliavo le firme. Pensa te, anche perché poi la Fiorentina all'epoca in quel... cioè, visto che veniva dalla C1, cioè doveva in teoria affrontare... In attacco c'era Riganò e Graffiedi. Cioè, e Fantini. E Fantini, che arrivò a gennaio. Allora, l'hai detto tu, si arriva a giugno e c'è una serata che tutti i fiorentini ricordano.
Allora, questa è la curva Fiesole vista dalla ferrovia la sera del 20 giugno del 2004, giorno dello spareggio con il Perugia di Coppi. C'è un estraneo lì dentro, non capisco cosa ci faceva quella qui, lì. C'è un signore, un ragazzino con in mano quel pallone. Con in mano un pallone della partita. Eri te, ma ti rendi ero conto? Io, davvero, questo ero io. Una serata emozionantissima, tra l'altro per l'appunto ebbi il privilegio di vedere, cioè il privilegio si fa per dire, di vedere il gol di Doprado proprio davanti, perché passò Doprado davanti, la Fiorentina vinceva 1-0 e quindi era l'ultimo quarto d'ora era un tranquillo. Dramma, che poi eravamo anche in 10 perché Fantini venne espulso. Segnò Doprado e sul Franchi calò il gelo e per qualche secondo, minuto lunghissimo, la Fiorentina rischiò di non andare. No, si stette un quarto d'ora, perché lui fece un quarto d'ora alla fine. Esatto. Comunque, parlando dell'allenatore, ecco, torniamo. Lì, mister ebbe un'intuizione incredibile. Tutti si pensava a Graffredi. Foto successiva, perché su Fantini. Fece giocare qua. Fantini, che Viganò era infortunato. E già a Perugia si giocò con Fantini. Fece gol Fantini. Sia a Perugia, di punta, sia a Perugia che qui. Eccolo qua. A Firenze. E ebbe un'intuizione incredibile il mister. Perché sì. Non fu la sola. No, perché certo. Il mister. Se, io ne ho avuti tanti da allenatori. Ma come leggeva le pagliette il mister? Nessuno. Era una cosa incredibile. E poi l'intelligenza anche di gestire i collaboratori e lo spogliatoio. Era incredibile. Cioè, sul mister bisognerebbe fare una trasmissione in Italia, tante di quelle cose. Te ne racconto una sola. Lui è un grande tifoso di ciclismo, ma di quelli che sa tutto, sapeva di tutto e di tutti. Ora, a quel periodo lì c'era il Giro d'Italia. Ma a giugno del 2000, sì. Ci spogliavamo nello spogliatoio sopra, con tutto lo staff tecnico. A un certo punto chiama il Rocco De Vincenti, che era quello che... Rocco De Vincenti. Dice, Rocco, mi serve un televisore. Allora noi pensavamo, ma vorrà vedere le partite, no? Vorrà vedere tutte le... Ci porta sto televisore. Allora a un certo punto comincia il Giro d'Italia. Cioè il giorno dopo incomincia il Giro d'Italia. Allora... Lui era lì che guardava sta tappa del Giro d'Italia e l'allenamento era alle 4. Io alle 3:30, sai, prima quando non c'era il Giro d'Italia così, 3:30, 3:15, piano si avvicinava perché si andava da sempre, ci si spogliava lì e si andava ai campini, si passava sempre da ci voleva un po' di tempo per preparare le cose, di qua di là. E io alle 3:15, lui lì, dritto che guardava il Giro d'Italia. E io dicevo, mister, sono le 3:15. Sì. Mister, è solo le 3:20. Mister, ma bisogna cominciare ad andare a fare allenamento. Facciamo una cosa. Ora che c'è il Giro d'Italia, allenamento alle 4. Incominciano te, poi io arrivo dopo. È così. Era troppo. E quella sera succede qualcosa, mi hai detto. Perché allora, quella sera era una partita emozionante. La terra tremava. La terra tremava. Cosa, 43.000 una cosa incredibile. E sinceramente, non lo sa nessuno, pochi lo sanno. Ma il mister lì, dalla contentezza, dalla tensione e tutto, ebbe un piccolo malore dove dopo tutti eravamo a festeggiare, gli unici due che eravamo un po' così eravamo io e lui. Lui chiuso nello sgabuzzino dove c'era l'infermeria e io che non facevo entrare nessuno perché lui voleva rilassarsi perché aveva avuto questo malore. E io lì che non facevo entrare nessuno, tutti gli altri a festeggiare, mentre io e lui eravamo lì. C'è questa immagine di lui che viene stretto. Sofferente, perché dalla contentezza, dalla tensione gli era calata, gli era proprio venuto questo piccolo malore che poi dopo pian piano, poi immancabilmente quando venivano tutti, io gli cacciavo via tutti, veniva Riganò, perché Riganò per lui era stato come un padre e tutto. Poi dopo quando si è rimesso in sesto, qualcuno poi è andato in piscina uguale. Sì, le immagini di quella sera le ricordiamo tutto. Piscine lì. Di tutto. Torniamo però sulla foto di Mondonico, perché Mondonico rimane allenatore della Fiorentina anche nella stagione successiva e tu, confermato, secondo allenatore, però non è un'estate... Abbastanza tranquilla, diciamo. Perché, parliamoci chiaramente, i Della Valle, arrivati in Serie A... Volevano cambiare allenatore. Allora, la stampa per un'estate parlò di Zaccherone. Sì. Prima ancora ce n'era un altro, che poi arrivò l'anno dopo. Cesare Prandelli. Cioè tu dici Cesare Prandelli, a parte che è la stagione... No, perché poi andò alla Roma, Cesare Prandelli ebbe quel problema
con la moglie e doveva arrivare già la Fiorentina in quell'anno, dici tu? Sì, poi dopo, insomma, poi, io so che il mister andò a parlare a Milano negli uffici di della Valle, insomma ci fu qualche cosa e lui firmò in bianco e disse mettetela voi la cifra. Era talmente stanco? Sì, probabilmente loro cercavano di non fargli rinnovare, però probabilmente lui fece questo gesto e ci rimase. Poi dopo però, diciamo la verità, il gruppo... Era un bel gruppo. Sì, eravamo un bel gruppo perché noi lavoravamo in quattro quando eravamo in B. L'allenatore, io, preparato atletico e Luciano Barti, allenatore del portiere. Eravamo questi, lui si fidava di questi. Perché lui era un uomo che si fidava delle persone. Poi a un certo punto invece nel gruppo arrivano altri due personaggi, che sono uno è Bisoli e l'altro Poro Buso. Uno che a quel punto lì prende il posto di Bartolini e fa l'allenatore dei portieri, mentre Buso fa l'aiuto tecnico, nel senso io faccio il secondo e lui ci aiuta sul campo. Però insomma lui era un allenatore, si fidava molto di noi, era un pochino restio, insomma poi va a finire che a un certo punto questo gruppo si deve cementificare, però non è che si cementifica benissimo, insomma. Addirittura io, se qualcuno si ricorda che qui veniva alle partite, allenavo io i portieri prima delle partite. Ecco, cioè ti mettono a fare l'allenatore dei portieri? Perché Buso diceva io faccio... Ma l'avevi mai fatto? No, io mai. Ottimo, mai molto fatto. Bene. Molto... Però io a quel punto lì, da quando ho guardato, dice... Buso fa, io vado a vedere le partite e faccio le relazioni sulle partite avversarie che giochiamo dopo. E allora tutti ci si guardano e fanno, ma e chi allena questi portieri prima della partita? Qualcuno deve allenare. E allora Buso fa, allenali te Roberto. E io dico, vabbè, io alleno io non l'ho mai fatto. No, ma non ti preoccupare, ti dico tutto io come devi fare e tutto. Insomma, la prima partita di campionato giochiamo a Roma, dove perdiamo 1-0, mi pare sia stato un espulso. Manata di Cassano, sì. A Chiellini. E fa gol Totti, e chi è che allena i portieri della Fiorentina? Galbiati. Roberto Galbiati. E da lì, fino a che non sono andato via... Cioè, ti fanno di nuovo, ti rimettono a fare di tutto, ti rimettono a fare di nuovo allenatore, cioè... va bene, cioè, ci si fa concavi e convessi all'occorrenza, ok. Però, poi succede qualcosa però, perché... Sì, Mondonico purtroppo l'esonero, lui vuole andare via, insomma non si è capito bene la situazione di com'era lì. Io mi ricordo che il martedì dopo arriva i Della Valle nello spogliatoio a salutare perché c'è questo cambio di allenatore di qua di là e c'è Buso che fa l'allenatore in prima e mi ricordo che viene da me perché io i Della Valle li conoscevo perché era già il quarto anno che ero lì, viene lì il patron quello vero e mi fa Diego mi fa, Galbiati, gliel'avevo detto di stare attento, di controllare il mister. E io, controllare il mister di che? Gli ho detto. E niente, è così. E dice così. E io non capivo quello che voleva dire. Non lo so. Dicevo, dovevo controllare. Non avevo fatto nulla, poveretto. E che è successo poi? Nulla. Quando vennero nello spogliatoio a dire che era stato malato via il mister, che aveva abuso, mi disse quella roba. Io rimasi un po' così. Dici, ma non capivo. Comunque fu una stagione gestita con un po' di... confusione. Ma un po' di loro mandarono via il mister perché il mister lo vuole fortemente Giovanni a Firenze. E quello che accade quando anche Giovanni non c'era a Firenze, era in Brasile a vedere i giocatori e state via 10 giorni. Non so se fu un caso o che cosa, però insomma la situazione era questa. Società, il direttore era Lucchesi. Sì, Lucchesi. Mister Lucchesi che lo allontanarono Giovanni, dici tu. No, non è che l'allontanarono, però non so se probabilmente chiamarono anche Giovanni, però non so se lo chiamarono a cosa fatta o no, questo non glielo ho mai chiesto, non glielo chiederò mai. Però dopo lì scambiò tutto e lì diventai veramente allenatore dei portieri. Cioè da secondo allenatore ti mandano a fare allenatore dei portieri? Sì, perché Buso prese Bisoli e gli fece fare allenatore in seconda. Però questo è dimensionamento. Sì, e io andai a fare allenatore dei portieri perché noi quell'epoca avevamo 4 portieri, di cui 2 erano titolari e 2 erano Roccati, sul plus. Lupatelli e un altro. Allora io andavo un'ora prima con Buso, e io da una parte, lui dall'altra, e io facevo quello che faceva lui con i 2 portieri che erano in esubero. Pesante però, perché trovarsi... da fare il secondo allenatore a fare l'allenatore demansionamento era uno stipendiato della Fiorentina sì. Purtroppo no per carità di Dio, però
Sempre nell'ottica di quando si dice... No, poi dopo, quando ricambiò Buso, purtroppo che venne esonerato, venne Zoff, però l'allenatore in cambio, in secondo non cambiò mai, rimase sempre Bisoli, e io rimasi sempre a fare, vabbè. Non ti hanno trattato benissimo. Però in tutto questo, e questo magari è utile anche per capire alcune volte quando una persona che dà il cuore di porfido, no? Però delle cause di un disamoramento. No, ma io comunque, non sono mai disamorato. No, vabbè, però hai motivo per avercela con la Fiorentina, almeno con quella gestione, no? Ma sono state scelte che secondo che io non condividevo, sinceramente, però scelte che si fanno nel calcio, ti devi aspettare sempre di tutto. Il calcio non anche è una amici. Cosa lineare. Anche dagli amici? No, gli amici veri no. Chi sono i tuoi amici veri nel Il calcio? Il mio amico vero è Giovanni, perché noi ci conosciamo da quando avevamo 13 anni. Foto successiva. Ve la puoi commentare? Questa è la prima, il primo anno che sono venuto a Firenze, e qui siamo io, Giovanni e Maurizio Restelli. Io Giovanni... Vedo dei petti irsuti, delle estivi, no? Dove siete esattamente? Ah, Franchi? Credo, no, mi sembra che forse era la vecchia sede della Fiorentina, mi sembra questa qui. No, forse... No, non mi ricordo dove eravamo, però eravamo appena... Io ero appena arrivato a Firenze, ma Giovanni lo conoscevo già da... 5 anni Giovanni, perché noi giocavamo insieme in Nazionale Juniors. Io venivo da Milano col treno e ci allenavamo sempre qui a Coverciano e noi ci siamo conosciuti da lì. E io ho conosciuto Giovanni, l'amore di Giovanni, ancora prima di mia moglie. Poi Firenze ti ha dato. Ecco, amore. Perché la domanda è tutti si fanno. Roberto Galbiati, da Firenze ha avuto tanto. Ti ha dato anche una moglie, degli splendidi figli. E una moglie, Tiziana. Com'è che la conosci Tiziana? La conosci appunto, vediamo foto successiva. L'ho conosciuta il primo anno che io sono venuto qui a Firenze, ecco qui siamo... Guarda che belli! Questi sono i nostri, diciamo che... Siete a Fiesole, sono qua. I miei... noi siamo quasi come una famiglia, insomma. Noi siamo amici, ma siamo quasi una famiglia unica, anche perché poi con i figli, anche con Niccolò che è morto, Jacopo erano amici intimi. Con la sorella, poi anche con quella più piccola, cioè per noi sono tutti figli, cioè mio figlio per Giovanni e Lanna sono come se fosse suo figlio, i figli di Giovanni e Lanna per noi è come se fossero i nostri figli. Un aggettivo per Giovanni? Anche lui tacciato da molti di essere forse ruvido, no? Non lo conoscete bene Giovanni. Giovanni Pisano, dicono, a Firenze dicono, è Pisano, è sì, Pisano. Sì, ma Giovanni è una persona eccezionale, ma non solo per quello che ha passato, come anche Anna. Ma Giovanni bisogna conoscerlo per bene, sembra una persona presuntuosa, magari ha un po' l'aspetto così, però è una persona che quando ti può aiutare ti aiuta, a me mi ha aiutato moltissimo nel calcio, ma poi la dimostrazione è che con quello che ha fatto, che hanno fatto dopo la morte di Niccolò, sta aiutando tantissime persone e questo non è da tutti. Andiamo alla foto successiva, ti volevo chiedere, e così andiamo anche verso la conclusione, però un ricordo di questo, di quel 9 febbraio del questa 2001. È una foto del Natale prima che Nico poi è morto. Qui manca la piccolina, la più piccola delle figlie di Giovanni. Ecco, questa qui, no, cioè la più piccola c'è. Cioè, questa qui è c'è Camilla. Camilla, Carolina, Nico e Jacopo. Che è tuo figlio? Sono tutti figlio. Sono mio figlio, sono come fratelli loro. Tutti e tre fratelli, tutti e quattro fratelli. La perdita di Nico è stata una perdita incredibile. Jacopo giocava a Londra, al Fulham. Jacopo giocava sì, a Fulham. Sì, quando morì. E Niccolò ebbe. Niccolò l'anno prima giocava all'Arsenal. Ecco, all'Arsenal. E tornò a giocare al Bologna. Perché vuole tornare da Londra, però loro sono uniti in una maniera incredibile, ancora adesso con le due sorelle e poi il fratellone, diciamo, di loro. E Nico purtroppo è una cosa assurda che però purtroppo nella vita succede, però credo che da quella morte è rinata una cosa bellissima, che la fondazione è voluta dai giovani che poi noi anziani l'abbiamo aiutati a farla crescere, e credo che sia una fondazione importantissima.
Abbiamo aiutato tantissime persone, tantissimi ragazzi. Io sono orgoglioso di aver conosciuto questa famiglia e di esserci amici, ripeto, come fratelli. E credo che una fondazione del genere, ce ne sono tantissime altre, però io faccio parte di questa fondazione, è una fondazione che non può non stare, non può essere viva. Dai, dammi un aggettivo per Giovanni e per Tiziana. Giovanni, un amico vero. Tiziana? Tiziana è una persona che, se non ci fosse, bisogna farla. È forte Tiziana. Tiziana è fortissima, tu la conosci un pochino? Sì, quella che ha i pantaloni in casa Galbiati, insomma, ecco, Galbiati. Non mi disprezzare così tanto, no, se no, dopo no, diciamo che no, è una persona, ha un potere contrattuale particolare, no, in casa è tua. È una persona importante per me, per la mia famiglia, però ecco, ripeto, se non ci fosse bisogna farla, inventarla. Roberto, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo tantissimo di questa chiacchierata stupenda. Ringrazio anche Federico Salvi al coordinamento, Leonardo Aloè in regia. Prima però, sai come funziona un po'? Sì. Tra l'altro hai bevuto pochissimo, vuoi bere ora? No, non ti preoccupare. Da tutto, invece, prima di finire, noi di solito chiediamo di guardare, chiediamo al nostro ospite di guardare la telecamera. Sì. L'abbiamo fatto con Giancarlo, con Sebastian. Un onore, un'intervista dopo loro due. Tu sei stato, ti butti giù. No, no, non mi butto, però è un onore. La domanda che ti vorremmo fare noi, e magari ci piacerebbe che tu ragionassi con te stesso, sì, alla telecamera, è: all'esito di questi 45 anni di Fiorentina, tutti i titoli, da calciatore, da allenatore dei portieri, da magazziniere che va a prendere, cioè all'uopo si fa tutto, questo è Roberto Galbiati per la Fiorentina. Tu ritieni di aver più avuto o di aver più dato alla Fiorentina? Ti lascio con questa riflessione e ti ringrazio tanto, Roberto. Grazie a te di avermi intervistato. Allora, aspetta, vado via e poi con calma inizi. Grazie, Roby. Allora, come giocatore credo che la Fiorentina devo dare tantissimo, perché mi ha fatto vivere delle annate bellissime, mi ha fatto arrivare quasi allo scudetto e devo dare tantissimo, posso solamente essere orgoglioso di aver vissuto degli anni e aver vestito questa maglia. Per il resto forse ho dato di più io che alla Fiorentina, diciamo che ho fatto di tutto nella Fiorentina, anche qui sono orgoglioso, però forse la Fiorentina poteva darmi un qualcosa in più che non mi ha dato, però va bene uguale.